l'invasione sovietica in Afghanistan. Mi ricordo la prima vignetta che facemmo al Male, c'era uno tristissimo che diceva è la fine dell'Afgano Nero. Fortunatamente non era proprio la fine dell'Afgano Nero, però è vero che si era spezzato con questa invasione. I sovietici erano entrati con 500.000 uomini in Afghanistan, e questa è una delle ragioni per le quali io sono convinto che oggi come oggi poi è ancora assurdo pensare di controllare l'Afghanistan con 10.000 militari, ma infatti controllano al massimo Kabul e i dintorni di Kabul, già che si spostano a Ghazni oppure nelle città del sud già non controllano più niente. In certe zone c'è il controllo come c'era una volta al nord dei Tagiki, che hanno le loro zone, ma in realtà ognuno controlla le zone sue, i Pashtu le zone sue, i Tagiki le zone sue, gli Uzbeki le zone loro, i signori della guerra stanno tutti allo stesso posto, compresi quelli che abbiamo conosciuto noi, cioè è incredibile, praticamente stanno tutti là. E vabbè, detto questo, all'epoca questa invasione aveva creato una frontiera, diciamo così, di lotta all'imperialismo sovietico che passava per le montagne dell'Afghanistan. Allora mi ricordo, mi telefonò Savic per dire guarda c'è Bukowski, Vladimir Bukowski, che è a Parigi, ti voleva vedere, perché io avevo già fatto la Pravda falsa, avevamo fatto con Savic, alle Olimpiadi di Mosca, ero stati gli unici occidentali a essere presenti perché gli americani non erano andati. In queste Olimpiadi di Mosca aveva fatto il falso della Pravda che annunciava già lo scioglimento dell'Unione Sovietica, col titolo né Unione, né Sovietiche, né socialiste, solo repubbliche, e c'era la spiegazione, da sicuro a leggerla oggi, che poi abbiamo ripetuto su te, dello scioglimento delle nazionalità, no? Che poi è stata la fine dell'impero sovietico vero, quello che è accaduto dopo. Ovviamente non potevamo sapere attraverso quali percorsi questo succedeva, quindi c'erano sempre delle spiegazioni un po' fantastiche. Girando appunto nella registrazione dei siti scopriamo che www.ocse.org non era mai stato registrato da nessuno. Andiamo a vedere www.ocse.it, mai ancora libero, è libero il sito se lo vuoi registrare. Noi chiaramente ci siamo buttati a testa in giù, cioè non ci avremmo mai creduto che era libero. Abbiamo preso il sito ufficiale del Global Forum e l'abbiamo di pari passo messo su ocse.org, cambiando alcuni termini nei documenti ufficiali che quindi stralciavano il senso poi a tutto il documento. Per esempio là sta scritto su quello ufficiale: il Global Forum è fatto per dare benessere e ricchezza ai paesi poveri. Noi abbiamo scritto: Global Forum cerca di estirpare ulteriormente la ricchezza ai paesi poveri. Un casino di gente si è iscritta al sito nostro pensando di essersi accreditata al Global Forum ufficiale, un sacco di giornalisti hanno lasciato i loro dati a noi, appunto loro all'oscuro, che erano finiti nelle mani diaboliche del movimento antiglobalizzazione.